Ben ritrovati cari amici in un nuovo episodio di Parlo in Radio. Quest'oggi voglio entrare nel mondo delle basi per la vostra radio. Ci ho dovuto smacchinettare un po' in questo periodo perché me le sono create da solo e quindi voglio spiegarvi, se avete un Mac, come creare la vostra base per la vostra radio, per l'appunto utilizzando GarageBand, quindi un software assolutamente gratuito e sì, ecco, dare quel tocco in più di personalità alla vostra radio. Prima di cominciare però vi ricordo che sul mio profilo di Instagram, dove vi invito chiaramente a seguirmi, @omegaradio, trovate dei piccoli backstage. Anche in questo caso vi ho parlato di una grandissima disavventura che mi è capitata con questo PC. Pensate, a un certo punto, dopo aver settato tutto quanto, si è spento incredibilmente e ho perso tutto. Ve lo racconto chiaramente sul mio Instagram, andate a seguirmi, @omegaradio, e adesso cominciamo con questo Parlo in Radio. Parlo in Radio, il primo podcast in Italia che ti fa entrare nel mondo della radiofonia a 360 gradi. Iscriviti e resta aggiornato sui nuovi episodi. E allora, eccoci qua cari amici, di fronte a me ho il mio Mac pronto per mostrarvi qualcosina di nuovo. Ecco, qualcosina per quanto riguarda questo bellissimo software che devo dire, per essere gratuito, ha davvero tantissime cose. Qui abbiamo i browser loop, come potete sentire. Vedete, no, cari amici, ci sono tantissimi loop all'interno di questa, io li ho scaricati tutti, attenzione, sono quasi 9 giga di roba, quindi assicuratevi di avere una connessione per cui valga la pena, ecco, fare una cosa del genere, soprattutto uno spazio sul Mac per cui valga la pena scaricare tutte queste cose. Cercheremo di realizzare la nostra base per la nostra radio, la faremo per genere, ok, e vi spiegherò un attimo, premetto che se c'è qualche produttore all'ascolto io non ho le minime competenze, ecco, per poter creare una base, sono autodidatta, ecco, quindi tutto quello che vedete lo so perché ho sentito in cuffia che suonava bene, scusatemi questo termine, e poteva funzionare, quindi credetemi, se ce l'ho fatta io che non ne so niente di questo mondo, potete farcela anche voi. Andiamo a vedere come agire. Allora, questa appunto è la nostra schermata di GarageBand. Andiamo per generi, quindi clicchiamo qua e selezioniamo un genere, no, per la nostra base musicale, ad esempio hip hop, vogliamo fare una base musicale hip hop, ordiniamo tutti i loop in base alle battute in modo tale da avere sotto controllo i loop in base, per l'appunto, scusate giro di parole, alle battute, quindi saranno tutti, tra virgolette, perdonatemi l'inesperienza, però saranno tutti a tempo uno con l'altro se noi scegliamo una da 16 e un'altra da 16, sì, questa forse non è un gran beat, però incredibilmente saranno tutti quanti a tempo. Facciamolo un po' più movimentato, facciamolo da 32 battute. Ora quello che ci serve è soltanto cercare la base che stia bene, ecco, scusatemi, il loop che stia bene per creare la nostra base. E quindi sì, è un lavoro un po' lungo, ma... Questo ci piace, cari amici. Trasciniamolo all'interno del nostro tracciato di lavoro. Cliccando qua e trascinando, vedete che il loop si espande e continua, vedete? Senza sentire il minimo, la minima differenza. Ora, tutto quello di cui abbiamo bisogno è cercare qualcosa che stia bene a questo beat, sotto a questo beat, meglio. Cerchiamo. Proviamo questo, cari amici. Vediamo un po' come sta, anche se ci sono due bassi, non so se starà benissimo. Proviamo. Invece suona benino, dai. Ascoltiamolo tutto. E poi qua ricomincia. Bello, bello, ci piace. Vogliamo aggiungere qualcos'altro? Proviamo. Magari troviamo qualcosa che ci aggrada, ecco.
questi qua sono tutti accompagnamenti, quelli che vedete con la bollino giallo sono tutti accompagnamenti di batteria, mentre invece le parti blu, quello che vedete tipo Spotlight Beat, questo qui, non è batteria, anche se può sembrare, ma è un vero e proprio loop. Questo ci piace, vediamo se ci sta bene, non ne sono sicuro perché abbiamo già davvero tanto beat, però potremmo abbassarlo un pelo. Ci piace. E magari arrivati qua vogliamo cambiare completamente genere, no? Abbiamo fatto la prima parte, non si sa che cosa verrà fuori da questa cosa, cari amici, perdonatemi, però vogliamo cambiare magari completamente genere. Siamo arrivati con l'hip hop fino a qua, ora vogliamo che tutto questo diventi house. E allora clicchiamo su house, possiamo scegliere anche, attenzione, in base allo strumento, qua dipende sempre come uno si trova meglio, ecco. E vi invito sempre a scegliere qualcosa che sia sulle stesse battute. Allora, questo non cambia molto in realtà nella realizzazione della nostra base, però tuttavia ci permette di avere dei segmenti che sono lunghi allo stesso modo, per l'appunto perché sono sempre da 32 battute, e riusciamo a gestirli meglio. Se noi mettessimo uno da 16, potete vedere che è esattamente la metà, vedete, di questo da 32, quindi è proprio una questione di battute e di lunghezza del loop stesso. Come vi trovate meglio voi? Meglio per voi, nel senso, se scegliete uno da 16, ricordatevi che il loop terminerà il suo circolo a metà di quello da 32, se la matematica non è un'opinione, e quindi un loop da 16 ci starà due volte all'interno di un unico loop da 32. Bisogna anche vedere un attimo come suona e come sta tutto quanto insieme. Comunque, per sicurezza, noi andiamo su quelli da 32, vediamo. Questi sono solo accompagnamenti con la batteria, però proviamo ad ascoltarli. Ci manca una cosa così a noi nel nostro beat, qualcosa che sia alto, ecco. Proviamo a vedere prima come sta qua sotto e poi magari cambiamo genere. Non ci sta male, non ci sta male, amici. Vi faccio sentire in anteprima quello che è, ecco, la base, una base rap che ho creato, ad esempio, per il nostro programma, ve lo spoilero, futuro, che sarà sul rap. Vedete, non è male, no, alla fine. È bello anche raccontarci sopra qualcosa. E non solo questa, perché ho creato anche un'altra base, che è questa qui. E ci vuole veramente pochissimo. E poi ne ho creata anche un'altra, e ora ve la cerco, che riguarda le news. Provate a sentire. È molto news, no? Però le fate tutte con GarageBand, eh? Non è male, amici. Allora, come potete vedere, vi ho fatto un mini tour di quello che è questo GarageBand. Se volete possiamo provare a fare ancora qualcos'altro, giusto per darci un'idea. E proviamo a farla per strumento questa volta. Allora, voglio mettere dei fiati, perché mi piace il fiato, quindi mettiamo un fiato, scegliamo un fiato. Facciamola proprio jazz. Mettiamo questo. Cioè, proprio voglio distruggere tutto ciò che ho, che avevo in mente, e fare una base del genere, ok? Mettiamoci un bel sax. E ora, arrivati a questo punto, si cerca un bel beat.
proprio dappertutto, che possa star bene sotto a questo che vi ricordiamo essere di 8 battute. Quindi cerchiamo qualcos'altro che sia 8, sì, ok, che sia 8 battute, che ci stia bene. Ok, cari amici, ne ho trovato uno, si chiama Solid Kick Beat. Lo facciamo partire dopo il primo rumble, diciamo così, di sax, no? È carino, che secondo me, dopo per una base può essere a vostra discrezione, però secondo me in una canzone, anche ipotetica, può star bene. Proviamo a sentire il risultato. E questo continua all'infinito, cari amici. Vedete che veramente in pochissimo tempo siamo riusciti a tirar fuori qualcosa, non dico di incredibile, perché sicuramente Dardust farebbe meglio di me, però qualcosa di accettabile per la nostra radio. Io vi ringrazio per essere stati con me anche in questo episodio di Parlo in Radio. Vi ricordo che Parlo in Radio torna lunedì prossimo sempre alle ore 15:30 e che se volete, come dire, assaggiare un po' di backstage della mia radio, quello che faccio quando non sono con voi su Parlo in Radio, quello che faccio per migliorare questa postazione e quello che faccio per settare anche questa postazione, allora vi invito nuovamente a seguirmi su Instagram @OmegaRadio. Mi raccomando, fatelo. E oltre ad Omega Radio, mi raccomando di seguire anche le pagine del podcast @ilpodcast. Siamo anche su Facebook, quindi cercateci e seguiteci davvero ovunque. Un prossimo episodio di Parlo in Radio torna ovviamente lunedì prossimo, sempre alle ore 15:30. Ciao! Parlo in Radio, il primo podcast in Italia che ti fa entrare nel mondo della radiofonia a 360 gradi. Iscriviti e resta aggiornato sui nuovi episodi.